A Yulin, nella provincia cinese di Gangxi, si svolge ogni anno il Festival della Carne di Cane, un'antica festa del solstizio d'estate. Almeno 10.000 cani vengono macellati e cucinati in spezzatino, con lici e liquore di riso. Disgustati? Al 1.600.000.000 di musulmani, questa scena fa più o meno lo stesso effetto. E gli esempi potrebbero continuare, perché esistono centinaia di culture alimentari diverse in cui si mangia ogni tipo di piante e di animali. Le scelte a tavola non possono quindi dipendere solo dalle preferenze istintive, che sono poche e molto simili in tutti noi. La maggior parte, infatti, le dobbiamo imparare. E la cosa migliore, anche se non ci rendiamo conto di farlo, è vedere che cosa mangiano gli altri. Già nella gravidanza, le molecole responsabili del sapore dei cibi che la mamma ha mangiato passano nel liquido amniotico e vengono ingerite dal feto, che comincia a riconoscerle. Dopo la nascita, se ad esempio la mamma mangia abitualmente olive, spezie o vaniglia, sarà più probabile che le trovi buone anche lui. La logica è semplice. Se lei le ha mangiate senza danni, vuol dire che sono sicure. Guardare che cosa mangiano gli altri e poi provare gli stessi cibi è un meccanismo fondamentale che funziona a tutte le età. È così che una cultura alimentare si trasmette di generazione in generazione. Gradualmente si può imparare ad apprezzare anche i cibi che non sono dolci né grassi. Per questo si passa in genere dal cioccolato al latte a quello fondente, dal tè o dal caffè zuccherati a quelli senza zucchero, o dalle birre chiare a quelle scure. Anche l'esperienza personale è importante. Se in un momento di stanchezza e di vera fame la cioccolata ci ha fatto bene, anche in seguito la troveremo più buona. Lo stesso tipo di meccanismo rinforza la preferenza per gli alimenti più disponibili e nutrienti, ad esempio per il grano in Europa, per il riso in Asia o per il mais in Sud America. Ma rinforza anche preferenze che a noi sembrano molto più strane. Quasi 2 miliardi di persone mangiano regolarmente insetti, trovandoli buonissimi. Infatti, sono un'ottima fonte di proteine animali e si mangiano nelle regioni tropicali, dove sono più grandi e meno dispersi, e quindi costa meno fatica raccoglierli. Il cannibalismo era diffuso in molte culture delle Americhe e del Pacifico, in cui mancavano buone fonti di cibo animale. Sulle piramidi e nelle piazze dell'Antico Messico, gli Aztechi uccidevano e divoravano ogni anno decine di migliaia di prigionieri di guerra. Con gli stessi tipi di meccanismi si possono sviluppare anche delle avversioni. In India le vacche sono sacre e non le mangia neppure chi sta morendo di fame. Il tabù nacque oltre 2000 anni fa, quando la popolazione diventò troppo numerosa per potersi permettere di dedicare terra al pascolo. Conveniva coltivarla e conservare le vacche per il latte, per trainare l'aratro, per fertilizzare i campi. Anche il tabù sulla carne di maiale fra ebrei e musulmani in Medio Oriente ha un'origine simile. Il vero problema non è la sporcizia del maiale, ma la sua concorrenza con l'uomo per l'ombra, l'acqua e le granaglie in un ambiente semiarido e molto popolato. Alcune avversioni, come quella dei vegetariani per la carne, possono persino nascere da una nostra scelta consapevole. Nella maggior parte dei casi, però, le preferenze dipendono da condizionamenti di cui non siamo consapevoli. La pubblicità fa leva proprio sulla nostra abitudine di basarci su quello che fanno gli altri, soprattutto se li ammiriamo per qualche motivo, o su quel meccanismo psicologico che ci fa scegliere un cibo nuovo se è associato ad un contesto o a un'esperienza positivi, o semplicemente a qualcosa che ci piace già. Questo meccanismo guida anche l'evoluzione delle culture alimentari tradizionali. Ognuna ha infatti dei sapori caratteristici, dovuti a condimenti con una particolare combinazione di ingredienti. Il ras el hanout, un condimento fatto con cannella, curcuma, zenzero, paprika, coriandolo, zafferano, anice e cardamomo, ad esempio, rende qualsiasi tipo di carne o un altro alimento di base tipicamente marocchino.
Quando un cibo amato non è più disponibile, il modo migliore per accettarne uno nuovo è associarlo ad un condimento tradizionale. I sapori, infatti, rendono caratteristica una cucina tradizionale, ma rappresentano anche una cultura. Per questo il cibo della tradizione ci dice chi siamo e a quale comunità apparteniamo e produce un'emozione molto più importante di quanto immaginiamo. Tanto che persino gli astronauti possono scegliere alcuni piatti da portare sulla Stazione Spaziale Internazionale. I giapponesi portano il sushi, i belgi il patè, i russi il goulash, i coreani il kimchi, i tedeschi gli spätzle e gli italiani il lasagne, parmigiana di melanzane, caponata o tiramisù. Il gusto, infatti, è allo stesso tempo istintivo e appreso, individuale e collettivo. Ma soprattutto è molto più che semplice piacere. Nell'età della pietra, come in quella spaziale. Thank you.